comune non rischia il default. Il commissario Rosario Arena rassicura i cittadini. Forte dell'approvazione dei debiti fuori bilancio deliberati a fine anno, sgombra il campo dalle allarmismi e polemiche sulla situazione finanziaria dell'ente. Esce dal coma il giovane ferito, si è risvegliato il giovane che ad inizio dicembre è rimasto vittima di un grave incidente stradale in via Recanati. Su quanto accaduto i magistrati della procura hanno avviato un'indagine. Il quadro clinico intanto migliora sensibilmente. Scuole superiori a rischio chiusura. Gli istituti superiori della provincia rischiano di non poter ripartire con le lezioni il 7 gennaio a causa della mancanza dei fondi per pagare le utenze elettriche, di telefonia e del gas. Saldi anticipati, ma le vendite stentano. Nonostante sia scelto di anticipare i saldi di qualche giorno, i negozianti lamentano un calo rispetto allo scorso anno. Sembra che i gelesi preferiscono acquistare fuori città. Sono pochi marchi che invogliano lo shopping gelese. Lo stadio porterà il nome Angelo Tuccio. È partito nel corso delle ultime ore l'iter procedurale per intitolare lo stadio di Gela ad Angelo Tuccio. L'idea ha avuto il consenso della famiglia Tuccio e del commissario straordinario Rosario Arena. Bentrovati, ritorna l'appuntamento con l'informazione a cura della redazione del Quotidiano di Gela. Il commissario Rosario Arena rassicura i cittadini, il comune non rischia il dissesto finanziario. Forte dell'approvazione dei debiti fuori bilancio approvati a fine anno, sgombera il campo da allarmismi e polemiche circa la situazione finanziaria dell'ente. Giuseppe Fiorelli. Debiti fuori bilancio per oltre 87.000 euro. In municipio nei giorni scorsi è arrivato il sì del commissario Rosario Arena che, esercitando le funzioni del Consiglio Comunale, ha varato diverse delibere di riconoscimento. Si tratta di debiti maturati nel corso del tempo. È solo una parte di un capitolo che ancora pesa sulle casse del municipio. L'allarme rosso sulla massa di debiti fuori bilancio da coprire è stato più volte lanciato dai giudici della Corte dei Conti, ma anche dal Collegio dei Revisori del Municipio. Abbiamo dedicato il nostro tempo al risanare insomma, le finanze del nostro caro ente locale, parecchi fuori bilancio. Moltissimi, si sono risolti, sono superati, quindi abbiamo onorato debiti che risalgono addirittura dagli anni scorsi, 4, 5, 6 anni fa, e quindi i debitori, cioè i creditori del comune adesso possono respirare veramente ossigeno puro, perché insomma nuove entrate saranno a loro disposizione, giustamente, perché si dovevano onorare questi debiti. Quelle approvate da Arena sono delibere di limitata entità finanziaria, anche se il commissario dichiara che il comune non rischia il dissesto finanziario. Per risanare il nostro bilancio, quindi quando sono arrivato eravamo veramente in predissesto finanziario, qualcuno aveva parlato di dissesto, io ho detto no, ripeto sempre quella frase magica, il nostro, quello del comune di Gela, della città di Gela, era un dissesto di natura morale e un predissesto di carattere finanziario. Abbiamo superato questa fase critica, ahimè con delle sofferenze e dei dolori dovuti a delle spese che ho dovuto tagliare e far entrare più soldi nel nostro ente locale, tipo la Tari che sarà aumentata come sapete tutti, e poi anche un riordino di quelli che sono tutti i diritti comunali che insomma negli anni scorsi non sono stati ben visti da un po' di persone. Adesso ci abbiamo messo un pochettino le mani, entreranno dei soldi nelle casse del nostro comune, anche i beni immobili che abitualmente si davano a titolo gratuito, compreso le spese accessorie acqua, luce e gas, saranno assegnate sì, ma con un contributo, seppure minimo, a chi ne farà richiesta.
Il Comune ha varato un regolamento che pone limiti stringenti ai dipendenti dell'ente, soprattutto rispetto all'assunzione di incarichi esterni e allo svolgimento di attività professionali ulteriori a quelle portate avanti per conto del Comune. Scattano precise indicazioni sui casi di incompatibilità e sui divieti assoluti di svolgere incarichi o attività che potrebbero causare veri e propri conflitti di interesse. Tra le sanzioni, quella più grave è certamente il licenziamento per giusta causa, qualora emergesse situazioni di incompatibilità palesi. Solo la preventiva autorizzazione da parte dei funzionari del municipio, davanti a requisiti precisi, potrà consentire di ricoprire determinati incarichi o svolgere attività esterne al comune. 100.000 euro al mese fino al prossimo 2024 per coprire il debito da oltre 7 milioni di euro che il Comune dovrà versare all'azienda campana che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Sono questi i numeri della transazione appena chiusa. Il servizio è di Rosero Cauchi. Il Comune finirà di pagare solo nel 2024 dopo aver contratto un maxi debito con la società Campana Tecra che ancora oggi gestisce in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, con l'intesa per rendere meno pesante l'importo di oltre 7 milioni di euro che è una parte di una più ampia e preoccupante esposizione debitoria, il commissario Rosario Arena e i suoi dirigenti hanno chiuso l'iter della transazione che verrà sancita dalla firma di una scrittura privata. L'ente pagherà 100.000 euro al mese e 1.200.000 euro all'anno fino al 2024, quando invece la rata totale prevista sarà di 534.000 euro, ma avendo comunque ottenuto di saldare solo gli interessi legali e non quelli morali, così come invece previsto nei due decreti ingiuntivi diventati esecutivi e mai opposti dall'ex amministrazione comunale. Per i tecnici del municipio il risparmio ammonterebbe a circa 1.925.000 euro, un debito comunque enorme maturato soprattutto alla voce dei servizi aggiuntivi svolti dagli operai dell'azienda campana, nonostante ancora oggi l'emergenza rifiuti non sia affatto risolta con i cumuli in strada che regolarmente si ripropongono. Arena ha ottenuto il via libera sia dal dirigente al bilancio Alberto De Petro sia dal Collegio dei Revisori dei Conti, che però ha emesso parere favorevole condizionato al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, in quanto, si legge nel provvedimento, trattasi di atto privo di presupposto autorizzatorio e di copertura contabile al momento della genesi. I revisori inoltre hanno chiesto di trasmettere tutti gli atti alla Corte dei Conti. Il socialista Piero Lonigro potrebbe presentare due liste nella coalizione del centro-sinistra alle prossime amministrative. Lo ha confermato in un'intervista al quotidiano di Gela. Lonigro è tra quelli impegnati a dare forma ad una coalizione che, partendo dal PD, possa ricomprendere molti pezzi dell'area di centro-sinistra, implosa negli ultimi anni senza trovare veri successi. Stiamo ragionando su due liste, ha detto, una quella ufficiale del Partito Democratico e l'altra aperta proprio a chi sta partecipando a queste interlocuzioni. Il tavolo, più o meno ufficiale, è partito nelle scorse settimane e anche il segretario cittadino Peppe Di Cristina sembra guardare con interesse le prossime evoluzioni, tanto da dirsi disponibile alla formazione di una seconda lista e supporto di quella del PD. Non è più in coma il giovane gelese che ad inizio dicembre è stato vittima di un grave incidente stradale in via Recanati. Su quanto accaduto, i magistrati della procura hanno avviato un'indagine. Intanto il quadro clinico è sensibilmente migliorato. Il servizio è di Rosario Cauchi. È uscito dal coma proprio il giorno di Natale, migliorano le condizioni del giovane che ad inizio dicembre è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di via Recanati. Era in sella al suo scooter al momento dell'impatto con una Fiat Panda. Dopo l'iniziale ricovero all'ospedale Vittorio Emanuele è stato trasferito in un centro specializzato. I magistrati della procura, dopo quanto accaduto, hanno avviato un'indagine nominando un perito che dovrà ricostruire la dinamica dei fatti. Attualmente l'attenzione degli investigatori si concentra soprattutto sul conducente del veicolo, che ha anche nominato un legale di fiducia che lo seguirà nel corso dell'intera indagine. Non si escludono infatti ipotesi di possibili manovre azzardate che abbiano favorito l'impatto con lo scooter. Le condizioni del giovane sono subito parse molto gravi, tanto da indurre i sanitari del nosocomio di Caposoprano a disporne il trasferimento in un centro specializzato. L'intera vicenda in ogni caso è in fase di ricostruzione, proprio a seguito dell'avvio dell'indagine dei magistrati.
I randaggi continuano a presidiare la zona di Montelungo, nei pressi della foce del fiume Gattano, mettendo a rischio l'incolumità di chi, anche nel periodo invernale, sceglie di avventurarsi lungo il tratto di spiaggia. L'allarme, questa volta, dopo le tante aggressioni degli ultimi tempi, arriva direttamente dai social network, dove sono state postate foto che testimoniano la presenza di almeno 4 cani di grossa taglia, pronti ad avventarsi contro chi dovesse trovarsi nella zona. Nonostante le tante denunce pubbliche arrivate in questi anni, i randagi rimangono lì dove sono e non c'è verso di scongiurare il potenziale pericolo. Gli istituti superiori della provincia rischiano di non poter ripartire dopo le lezioni di giorno 7 a causa della mancanza dei fondi per pagare le utenze elettriche, quelle di telefonia e quelle di gas. Stamani si è tenuto un vertice con i dirigenti scolastici, la deputazione nazionale e i dirigenti del consorzio. La proposta dell'ex provincia però non convince i dirigenti scolastici. Vediamo il servizio. Non ci sono più soldi per le scuole, gli istituti superiori della provincia rischiano di non poter ripartire con le lezioni giorno 7 a causa delle bollette non pagate alla società elettrica, alla società di telefonia e del gas. La vicenda è stata discussa questa mattina nel corso di un vertice fra dirigenti scolastici, la deputazione nazionale e dirigenti del consorzio. L'incontro si è tenuto nei locali dell'ex provincia di Caltanissetta e vi ha partecipato anche il dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Dopo un lungo dibattimento, la proposta lanciata dal vicesegretario della provincia è quella di intestare le utenze alle stesse scuole, cioè dirigenti scolastici, che ovviamente non ci stanno. Per la dirigenza dell'ex provincia si tratterebbe di una situazione momentanea, ma i dirigenti scolastici temono il contrario e non avendo fondi a disposizione, il timore è quello che in caso di inadempienza doverci rimettere di tasca propria sarebbero proprio i dirigenti scolastici. La provincia ha chiarito che l'unica soluzione è quella che le scuole intestino momentaneamente a proprio carico, quindi a proprio nome, tutte le utenze scolastiche, naturalmente ricevendo da parte dell'assessorato regionale competente, ricevendo una anticipazione straordinaria, io proporrei circa 7-8 mila euro per ogni scuola al mese, in modo che possano affrontare queste nuove spese. Nel frattempo, naturalmente, noi lotteremo in sede nazionale per avere l'abolizione del prelievo forzoso. L'ufficio scolastico regionale, nello specifico quello di ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, ovviamente si sta occupando di questa vicenda cercando una soluzione nell'immediato per consentire agli studenti giorno 7 di entrare a scuola regolarmente e poter usufruire così del diritto allo studio come previsto dalla legge. Con la ripresa delle lezioni rischiamo di non poter aprire le scuole agli studenti e che rimarranno chiuse perché già ieri si sono presentati dei tecnici dell'Enel presso l'Istituto Maiorana di Gela per il distacco della corrente elettrica. Avendo fatto opposizione perché avevo già presentato un ricorso presso la procura, dandone conoscenza alla prefettura, al direttore dell'USR, ho consegnato loro una copia della denuncia. Noi dirigenti siamo contrari alla proposta che viene fuori dal libero consorzio, che è quella praticamente di intestarci direttamente le scuole, le utenze per quanto riguarda la telefonia, la corrente elettrica e naturalmente anche il gas per quanto riguarda il funzionamento anche dei riscaldamenti. Questo è assurdo, anche perché significa che il dirigente personalmente poi deve assolutamente intervenire se si è inadempienti. In questo caso noi non abbiamo alcuna risorsa per poter fronteggiare il problema. Pur con le segnalazioni di tanti cittadini che risiedono nella zona alta della città, oggi dovrebbero riprendere i turni di distribuzione idrica sia a Gela che a Niscemi. Oggi toccherà la zona Caposoprano Alta e stasera Manfria. Domani mattina Scavone Alto e Basso e di sera sarà servita la zona di Caposoprano Basso. Da sabato la normale turnazione. A Niscemi toccherà i quartieri Spasimo, Gramsci, Baciallo Basso, Cicero e Poggio Placenti. Nonostante sia scelto di anticipare i saldi di qualche giorno, i negozianti lamentano un calo rispetto allo scorso anno. Sembra che i gelesi preferiscano acquistare fuori città. Sono pochi infatti i marchi che invogliano allo shopping gelese. Angela Tilaro. Saldi anticipati in città, ma molte attività registrano un trend pari a zero.
Abbiamo fatto un giro per i negozi del centro e in effetti, a parte qualche caso che registra una discreta affluenza, per altri commercianti la gente non si ferma neppure a guardare le vetrine. Ci dicono di un calo delle vendite di almeno il 30% rispetto allo scorso anno, un calo dovuto sia alla crisi lavorativa, che di conseguenza porta le famiglie a fare molte rinunce, anche in periodo di saldi. Ma dicono gli stessi commercianti, i gelesi ormai preferiscono spostarsi verso i grandi centri commerciali per i propri acquisti, creando un danno all'economia gelese e a quanto pare sempre peggio. Il ceto medio è sempre alla ricerca di prodotti che mettano d'accordo il rapporto qualità-prezzo e quindi si va alla ricerca del marchio più appropriato alle esigenze del proprio portafogli. Poi c'è chi invece preferisce acquistare fuori perché magari si sente più coccolato, più rispettato negli acquisti ed infine chi invece cerca lo shopping come scusa per una passeggiata fuori città, soprattutto nei weekend. Sono tutte riflessioni esternate dagli stessi commercianti gelesi che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Pare quindi che lo shopping gelese non è poi più così attraente ed invogliante. Diciamo che sta andando male anche perché c'è poco movimento e speriamo che aumentando i saldi si lavori un po' di più. E io penso che si potrebbe invogliare più il turismo e magari incentivare così anche le vendite. Sta andando discretamente, si potrebbe fare molto di più, però va bene così. Il vostro è un prodotto che va qui in città? Sì, abbastanza, perché come qualità-prezzo è ottimo. Diciamo che non possiamo lamentarci, ma a differenza dell'anno scorso c'è stato un calo, senza ombra di dubbio. Anche se grazie ai presaldi natalizi possiamo dire che le cose stanno andando meglio. Non come l'anno scorso, ma non ci lamentiamo, dai. È una crisi, secondo lei, dovuta alla carenza di lavoro in questa città oppure è proprio la gente che sceglie di andare da tutt'altra parte a comprare? Allora, è una crisi dovuta alla carenza della città, ma è anche una crisi dovuta alla gente che preferisce uscire e spendere soldi fuori presso centri commerciali o comunque sia non vuole dare i soldi, io penso, al commerciante gelese. Perché molte volte il commerciante gelese pretende dal cliente, quindi il gelese preferisce andare a spendere fuori. L'inizio è stato ottimo, vediamo un po' se prosegue così, ma sicuramente sì, perché la gente comunque aspettava i saldi ed è giusto dare modo anche a chi non ha potuto comprare a prezzo intero di approfittarne per i saldi. Io parlo per il mio marchio e sinceramente non ci possiamo lamentare, altri settori non so. Beh, come notate penso male, almeno per questa, ancora siamo già al secondo giorno che noi abbiamo un po' iniziato un po' prima, però niente. La gente o che è ancora stanca delle festività, può anche darsi, demogli tempo, speriamo che qualcosa si muoverà, però mi sa che un po' maluccio sta andando. L'anno scorso invece l'avvio è stato diverso? Leggermente migliore, ogni anno che passa sto notando che si sta andando sempre più indietro. Sempre sì, quest'anno anche il Natale non è stato eccellente, comunque rispetto all'anno scorso abbiamo verificato che c'è stato un calo almeno del 30%. A prescindere dalla crisi della città, ma il gelese è portato sempre ad andare fuori. Qua si sentono spesso che la domenica si preferisce andare nei centri commerciali a fare acquisti pur di svagarsi quel giorno e nel frattempo fanno acquisti fuori e quindi vanno a lasciare i soldi altrove. E questo è un danno per la città. Visto i momenti che stiamo trascorrendo, penso che sia un danno anche per la città. Questo si dovrebbe capire, comunque fare capire pure alla gente, no? Da oggi in tutti gli uffici postali della provincia di Caltanissetta le pensioni saranno in pagamento. La pensione può essere riscossa direttamente allo sportello durante gli orari di apertura oppure dagli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno 24 ore su 24, se si è però in possesso della carta libretto della carta Postamat. Questa seconda modalità di ritiro, riservata a chi ha già richiesto l'accredito della pensione sul libretto postale o sul conto BancoPosta, permette di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat o bancari.
Dopo la proposta avanzata dai giornalisti sportivi gelesi e dalla dirigenza del Gela Calcio, è partito nel corso delle ultime ore l'iter procedurale per l'intitolazione dello stadio di Gela ad Angelo Tuccio. L'idea ha avuto il consenso sia da parte della famiglia Tuccio che del commissario straordinario Rosario Arena. Il servizio è di Giuseppe Firelli. È partito l'iter procedurale per intitolare lo stadio di Gela ad Angelo Tuccio. I giornalisti sportivi gelesi e la dirigenza del Delfino Biancazzurro hanno avanzato l'istanza al comune, trovando il consenso della famiglia e del commissario straordinario Rosario Arena. Un atto di riconoscenza verso un uomo che ha dato tutto se stesso per portare lustro e visibilità positiva non solo alla squadra, ma all'intera città, sfruttando uno strumento potente come la popolarità del calcio. La speranza è che questa semplice ma significativa iniziativa possa servire ad accelerare l'iter di riapertura dello stadio Presti e soprattutto programmare interventi strutturali per renderlo accogliente e moderno. Un desiderio che è condivisibile anche da questa amministrazione. Io ho conosciuto la buon'anima di Tuccio molti anni fa e me lo ricordo come una persona veramente di grande spessore intellettuale, anche morale, una persona per bene davvero, tant'è che pur essendo fuori dalla Sicilia il 31 mi sono sentito di chiamare al telefono la signora Burgio, la moglie, alla quale ho espresso le mie note di cordoglio veramente sentitissime. Niente, questa è un'iniziativa che prenderò per buona, anzi la farò mia. Lo stadio faremo di tutto per intitolarlo alla buon'anima, sicuramente. Con la speranza forse di avere uno stadio negli anni nuovo e degno del nome di Tuccio. Guardi, io sto mettendo in campo, ci sono le premesse, sto mettendo in campo tutti i numeri e tutte le situazioni favorevoli perché ciò avvenga. Qualcuno magari scettico e anche in malafede ha voluto buttarmi addosso delle colpe che non posso avere per ovvi motivi, però sto lavorando in maniera con molto impegno a che questa città abbia, perché deve averlo, uno stadio che compete alla tifoseria ma soprattutto alla città stessa, perché una città di 80.000 abitanti, quando ai miei tempi, anni 80, era più di 100.000, merita uno stadio con annessi e connessi. Quindi lavorerò anche per questo, prima che il mio mandato finisca assicuro con assoluta certezza che ci saranno già tutte le carte in regola per cambiare regime e regole. Intanto la squadra domenica tornerà in campo per affrontare il girone di ritorno del campionato di Serie D. Si ricomincia da Barcellona contro Ligia Virtus. I biancazzurri non si sono fermati con gli allenamenti a parte per qualche giorno. La formazione di Bruculeri, dopo un ottimo inizio di campionato, ora occupa la quinta posizione a quota 24 punti dopo 17 giornate di campionato. Nella gara d'andata Ligia conquistò un pareggio al Presti, poi iniziò il cammino torbido. I giallorossi occupano il penultimo posto a quota 13 punti. Due atleti della Società Atletica Gela sono stati premiati a fine anno a Pergusa. Laura Granvillano, seconda assoluta nella categoria F45, e Luca Romano, fedelissimo per aver disputato tutte le gare, hanno ottenuto riconoscimento formale nel corso di una cerimonia tradizionale che ogni anno vede assegnare i titoli regionali di categoria e si premiano i fedelissimi, ovvero coloro che partecipano a tutte le 8 gare del CP di Maratonine. La stagione dei podisti si è chiusa con la gara di Mazzarino, valida come campionato provinciale individuale di categorie. Si sono laureati i campioni provinciali Ilva Ciccarelli, F55, Salvo Tilaro, categoria promesse, Adriano Ienni, nei senior, e Francesco Alabiso, negli M40. E con lo sport si chiude anche questa edizione con l'informazione. Per ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo al quotidiano di gela.it. Grazie per averci seguito.